Al mio tre apriremo la porta. Uno, due, tre. Ancora una volta, ciao ragazzi e ben ritornati su Hello Neighbor. Abbiamo compreso l'arcano, il motivo per cui questo vicino è un mostro orribile. Indovinate perché? Ma è ovvio, perché io grido come un dannato, quindi il mio vicino di casa non può fare altro che odiarmi a morte. Questo è un suggerimento che avete dato voi nei commenti e penso che sia la spiegazione perfetta per ogni cosa. Ma non c'era solo questo nei commenti, infatti mi avete suggerito tutta una serie di cose che grazie a questo io oggi probabilmente riuscirò ad andare molto molto più avanti della scorsa volta nell'invadere la casa del signor Giuberto. Il primo passaggio, come avete visto, l'ho appena completato: togliere la corrente, perché a quanto pare lui ha dei sistemi elettrici che gli garantiscono il perfetto controllo della sua abitazione. Ma io, spegnendo la sua corrente elettrica, dovrei averli disattivati. Sento che lui sta impazzendo, sta cercando di trovare qualcosa, ma non riuscirà in tempo, perché io adesso spengo la caldaia di casa sua. Voi vi direte: Lion, perché hai spento la caldaia del signor Giuberto? Vuoi che prenda il raffreddore? No, no ragazzi, questo è un altro suggerimento che mi avete dato. Se noi adesso... Cazzo, c'è il signor Giuberto. Il signor Giuberto è da quella parte. Il signor Giuberto sembrerebbe che non ci abbia visto. Quel maledetto è di qua, è nel corridoio. Riesco a sentirlo in mezzo al frastuono del treno che va e viene. Signor Giuberto? Ok, non c'è più. Perfetto, perfetto. Dobbiamo trovare la stanza. La stanza dello squalo. Ecco. Guardate, guardate che perfetta situazione in questo momento. Abbiamo congelato tutto e il nostro amico Pinna Gialla è lì immobile, non può fare assolutamente niente. Oh, come mi dispiace. In questa stanza noi abbiamo due missioni. La prima è esplorare quello che c'è qua. Che cavolo ci fa un poligono di tiro nella casa del signor Giuberto? Che diavolo è? Ci sono anche dei punti. Ma che cacchio di posto è questo? Ho bisogno di un fucile. Un fucile, ma il fucile doveva essere qua, ma non c'è. Oh oh, forse il fucile ce l'ha il signor Giuberto. E no, oh. Che diavolo è sto posto adesso? Una scuola? C'è una scuola nella casa del signor Giuberto? Per quale motivo dovrebbe avere una classe qua dentro? E l'insegnante è un manichino di legno. Oh diamine, il signor Giuberto è sempre più creepy. Ogni stanza che visitiamo in questo luogo mi rende sempre più convinto del fatto che il signor Giuberto sia un pazzo. Questa porta teniamola aperta perché potrebbe servirci come mezzo di fuga in caso di emergenza. Oh, che cazzo è mai questo? Ho capito! Ma certo, questo è il posto dove il signor Giuberto monitora tutta la situazione. Brutto schifoso. Guardate, c'è anche un bottone rosso. È questo che... Ho capito! Questa è una forcina! Perfetto! Una forcina, non ci serviva altro per aprire... E questo perché è un motopicco? E questa è una campanella? Vabbè, io me lo porto appresso, non lo so! Cioè, è un motopicco! Comunque, c'è qualcos'altro che dobbiamo fare. Se noi adesso andiamo nella stanza della tomba, mi avete detto che utilizzando la campanella, questa campanella qua, dovremo essere in grado di risvegliare quello che è nella tomba. Ed io sono curioso, molto curioso, di scoprire che cosa c'è dentro. Ma prima, noi abbiamo questo aggeggio, dovrebbe servire per togliere il lucchetto. Proviamo. Perfetto, perfetto, perfetto! Fantastico! Ora usciamo, usciamo dalla casa e rientriamo dal lato giusto. Entriamo in modo da poterci dirigere direttamente subito nella stanza giusta. Però c'è un problema. Dobbiamo prima sfondare la finestra. È stato un rischio che dovevamo correre. Signor Giuberto, ho rotto la sua finestra. Le sta bene, vero? Sembrerebbe di sì. Oh! Dai, ti sei buggato! Ma è inutile che fai la musica adesso. Ti sei buggato, aspetta. Raccogliamo. Proviamo un po'. Sì, ha funzionato. Sì, però, signor Giuberto, è buggato lei. Che devo fare? Qua si è aperta la pala. Senta, se le piace guardare, io non è che ci posso fare niente. La prossima volta poteva non buggarsi. Era meglio per tutti e due. Va bene, approfittiamone e scaviamo la tomba. Signor Giuberto, lei sta guardando ma non può fare niente. Mi dispiace. Guardate ragazzi, si è aperta.
Eh? Ma per quale motivo c'è un manichino anche qua dentro? Io pensavo di trovare, che so, uno dei bambini che il signor Giuberto rapisce per farci esperimenti strani come fossero criceti. Beh, signor Giuberto, mi dispiace, ma questa me la porto via. Questa ormai è una mia amica, me la porto a casa. Arrivederci, signor Giuberto. Sto entrando in casa. Sono la sua donna delle pulizie. Sono Giuberta. Non si preoccupi. Ah! No! 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 Giammai! Giammai! Scappo! Scappo tantissimo! Scappo tantissimo! Scappo! Rientro da qua! Rientro da qua! Non può sapere dove sono! Non può sapere dove sono! Non può sapere dove sono! Dove cazzo vado? Dove cazzo vado? In garage! 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 No! No! Ho capito perché mi ha fregato! Perché mi sono dimenticato di rispegnere l'elettricità! Quel zozzo di un Giuberto! Ecco qua! Ti aggiusto io! Tiè! E adesso? Come farai adesso a sapere dove sono? Qua c'è un lucchettino. Forse se troviamo quell'aggeggio di prima, quello che abbiamo trovato, il grimaldello, possiamo aprire il lucchettino che c'è lì. Ma che succede se premo questo enorme bottone? Niente, perché non c'è elettricità. Ma certo, abbiamo fatto bene a togliere l'elettricità, perché il signor Giuberto poteva spiarci da lì. No, maledizione, non serve. Ci deve essere una chiave apposta per questo lucchetto. Ma dove può essere? Maledizione, deve esserci. Ah, ho capito! Ho capito! Ecco! Con 100 punti una mela, con 200 un telecomando, con 300 una chiave con il sole. Lo stesso simbolo del sole che è su questo lucchetto. Ah, eureka! Ora non ci manca altro che trovare il fucile. Per poter sparare abbiamo bisogno del fucile. Dove cazzo potrebbe essere il fucile? Dove tengono di solito gli americani il loro fucile? Solitamente dietro un quadro, oppure in cantina. Ma il signor Giuberto non ha una cantina. O forse sì. La sua cantina dovrebbe essere con un accesso qui al pian terreno. Ma noi siamo entrati praticamente... Ma no! No! Era in cucina! Era in cucina! Ah! Ah! Era in cucina, Giuberto! Giuberto in cucina! No, mi sono fregato! Mi sono fregato, scappo! Scappo, 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 scappo! Arrivederci! Arrivederci! No! Non mi avrai mai! Guardalo, guardalo! Ma che cazzo fa, oh? Ma che sta venendo a casa mia? Sei scemo! Non venire, sai, che sei creepissimo, sei! Che poi? Cioè, allora, guardate casa sua! Guardate casa mia! Casa sua! Casa mia! Casa sua! Casa mia! Io vivo in un cazzo di monolocale con due stanze piccolissime e basta! Una stanza, solo la camera da letto, piccola e brutta. Lui ha un maniero a tre piani. Non c'è da stupirsi che io voglia invadere casa sua. Dovrebbe essere, anzi, lui a dirmi: guarda, vieni a stare da me, tu vivi in una bettola schifosa, io ho un maniero gigante, ci vivo da solo, stupro le persone perché mi sento solo, non so che cazzo ci fa qua dentro, ma di sicuro niente di umano. Vieni a vivere da me. Poi magari io sarei stato stupido ad accettare. Questo è un altro discorso. Ma lui avrebbe dovuto quantomeno offrire. Non gli hanno proprio insegnato l'educazione a questo Giuberto. Solo a lanciare le tagliole. Di nuovo nella storia del signor Giuberto da bambino. Il signor Giuberto quando era un bambino voleva andare... No! No! Beh, vabbè. Voleva andare al parco giochi ma non poteva perché non aveva amici. Era una merda, era solo, faceva schifo a tutti. Lo odiavano tutti, puzzava, ble ble ble. Va, vado, scappo. Questa era la storia vera del signor Giuberto. Lui in realtà odia tutti perché è solo. Lui dopo un po' di tentativi diventa uno scaltro maledetto. E l'unica speranza per poter continuare ad esplorare è o farlo buggare in qualche stanza e non si fa, oppure trovare il modo di riavviare il gioco. Riavviando il gioco lui torna stupido. Ma dopo un po' diventa impossibile. Lui sa ogni cosa, sa dove stanno le cose e sa ogni cosa che io tocco. Finalmente quel pazzo sincopato del signor Giuberto si è ripreso. Non so dove sia in questo momento, ma una cosa è sicura: io ho recuperato il martello. E voi sapete che cosa significa, vero? Ora in teoria possiamo togliere le tavole di legno ed entrare nella sua stanza segreta, sperando che questa volta, oh, che questa volta ci sia qualcosa di meglio di quello che c'era la volta scorsa. Perché quelli di voi che hanno visto il video scorso si ricorderanno sicuramente che cosa abbiamo trovato l'altra volta. E cioè un grandissimo, gigantesco troll. Non c'era assolutamente niente qua dentro la volta scorsa. Ma stavolta
Stavolta le cose potrebbero essere completamente diverse. Stavolta il gioco è molto più completo e sono sicuro che qua dentro ora c'è un vero e proprio segreto. Ragazzi, siete pronti? Vado ad aprire. Togliamo i chiodi. Dai, una tavola è andata. Togliamo gli altri chiodi. Dai, l'altra tavola è andata. Al mio tre apriremo la porta. Uno, due, tre. Che cos'è? Oh! No! Non vale, no! Cosa? No! Giuberto! Ma chiuso nella tomba! Non ci posso credere, ma brutto, schifoso, maledetto! Ti ha chiuso nella tomba! Oh mio Dio! Quindi vuol dire che ora mi sono trasformato in una bambola di legno? E questa è la maledizione di Giuberto? Non ho capito tanto bene. Ma io volevo... Cioè, non ho visto cosa c'era lì dentro. Non è giusto. Dovevo vedere. Non può essere tutto qua. Ci deve essere qualcos'altro nascosto. Ci deve essere il modo di vedere quello che c'è lì dentro. Non può essere né un sottoscala né la nostra morte. Forse dobbiamo trovare la maniera di immobilizzare Giuberto prima di aprire la porta. Vabbè ragazzi, io direi che per questo video possiamo anche chiudere qua. Spero che voi continuiate a sostenere la serie con un bel pollice in su, così ci saranno altri episodi man mano che questo gioco verrà continuamente aggiornato e sviluppato. Ho grandi speranze per questo gioco. Per questa volta è tutto, se non siete iscritti iscrivetevi ed io vi auguro una buona giornata. Lion out!